L'inquinamento dell'aria è un potente cancerogeno, anzi uno dei più potenti. L'allarme viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'agenzia che per l'OMS si occupa di tumori ha inserito lo smog nella lista numero uno, quella cioè che raggruppa le sostanze cancerogene certe e che include fra l'altro anche il benzene o l'alcol. Per arrivare a questa conclusione, gli esperti dell'Istituto Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione hanno spulciato più di 1000 studi. Individualmente non possiamo fare molto per modificare l'aria che respiriamo, ma siamo tutti responsabili. È importante chiarire che per risolvere il problema è necessaria un'azione pubblica sulla salute collettiva. Secondo gli esperti, nel mondo sono oltre 200.000 all'anno le morti ricollegabili agli agenti inquinanti presenti nell'aria. Le particelle in sospensione influiscono soprattutto sull'incidenza dei tumori ai polmoni.